Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo con la statistica del mese di maggio. Al 31 maggio 2023 i fagnanesi erano 12.547. Nel mese di maggio sono nati 10 bambini e sono morte 12 persone. Un benvenuto e un abbraccio a tutti i nuovi arrivati e agli auguri alle famiglie e sentite condoglianze a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari nel mese di maggio. Leggo i social e vengo informato della presenza di delinquenti a Fagnano, perché il termine giusto è quello, che lasciano bocconi avvelenati per i nostri amici a quattro zampe sul territorio. Francamente non saprei cosa fare da questo punto di vista, se non magari aumentare una sorta di vigilanza nei confronti di queste persone e chiedere un aiuto anche a tutti i cittadini nel segnalare ove dovessero venire a sapere o a conoscere anomalie sul territorio di presenza di bocconi avvelenati, per monitorare e per contrastare al meglio questa brutta situazione. Quello che possiamo fare nel concreto, ancora di più per avvicinare di più la popolazione a conoscenza di questi fatti, è una campagna informativa dell'amministrazione comunale del comune. Lo faremo verso settembre-ottobre, ci stiamo iniziando a muovere e sarà proprio una cosa di sensibilizzazione per far sapere alla gente cosa fare e come contrastare questo evento. Passiamo agli eventi della settimana. Venerdì 24 giugno, quindi questa sera alle ore 21, la Valle di Ezechiele propone un incontro con Stefano Nazzi, che presenta il suo nuovo libro Il volto del male. L'incontro si terrà presso la sede della Valle di Ezechiele in via Colombo 90. Parte questa sera e prosegue fino a domenica la festa patronale di San Giovanni Battista, la festa patronale della frazione di Bergoro. All'interno della festa sono previsti spettacoli di cabaret, musica e stand gastronomici. Domenica alle 10.30 ci sarà la messa in onore del santo patrono. Domenica 25 alle ore 17 nel cortile del Castello Visconteo, sede del comune, l'ultimo appuntamento del maggio musicale fagnanese. In scena il master internazionale di canto lirico con l'opera La Rondine di Puccini. Ingresso libero a tutti. Non mi resta altro di aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.